primo dicembre è la giornata mondiale dell'AIDS e questo ci serve a ricordare che il problema AIDS e infezione da HIV non è ancora risolto. A Cremona vengono seguiti dal nostro ambulatorio circa 500 persone, 550 persone con infezione da HIV. Ogni anno abbiamo fra i 20 e i 30 nuovi casi. Abbiamo un incremento dei giovani che non sanno le regole di base di prevenzione e abbiamo un incremento nelle persone di età sopra i 65 anni per diversi motivi. Da una parte l'uso del Viagra, che ha cambiato sicuramente la sessualità delle persone anziane, e dall'altra la mancanza della necessità dell'utilizzo del preservativo a fine di prevenzione delle nascite. L'infezione da HIV, soprattutto nelle fasi iniziali, non dà alcun disturbo, per cui è indispensabile eseguire un esame del sangue per sapere se si è sieropositivi o meno. Oggi abbiamo a disposizione più di 20 farmaci e con questi farmaci possiamo riuscire a curare le persone con infezione da HIV per periodi molto lunghi. L'aspettativa di vita per una persona di 25 anni che si infetti è stimabile fra i 40 e i 45 anni oggi, probabilmente nel futuro anche di più. La storia dell'infezione è radicalmente cambiata. Oggi, per esempio, nel nostro reparto non c'è nessun paziente sieropositivo. Se torniamo indietro di 20 anni, nel reparto c'erano solo pazienti sieropositivi o quasi. Il nostro reparto gestisce pazienti radicalmente diversi. I pazienti con infezione da HIV sono tutti pazienti ambulatoriali. Solo raramente è necessario un ricovero. Noi ricoveriamo nel nostro reparto oggi soprattutto pazienti affetti da sepsi. Ricoveriamo pazienti più frequentemente con malattie infettive ma non trasmissibili. Tendiamo a ricoverare pazienti con infezioni sostenute da germi multiresistenti, infezioni acquisite sia in ambito comunitario e anche in ambito ospedaliero. Il momento dell'accoglienza è un momento particolarmente importante e anche delicato. Le persone che vengono qui sono spesso in isolamento. Sono persone che devono affrontare degenze anche a volte piuttosto lunghe e si portano dietro un po' tutte le paure. Accogliere una persona in ospedale è sicuramente un atto anche di rapporto, un atto di approccio umano, quindi essere ben disposti e anche accoglierli con un sorriso non è un elemento marginale rispetto all'assistenza. Uno dei problemi che dobbiamo affrontare oggi come infettivologi è rappresentato dalle infezioni sostenute da germi multiresistenti. I germi multiresistenti, cioè resistenti a molti antibiotici, si stanno diffondendo e questa diffusione è legata al cattivo uso degli antibiotici che viene fatta sia in comunità, cioè a casa propria, sia in ospedale. Spesso le persone che ricoveriamo sono anziane. Il fatto di poter comunicare, dover comunicare bene le cose, di farsi capire, di essere certi che la persona ha compreso tutto quello che può essere il suo percorso, può essere sicuramente un aiuto anche a detendere un po' l'ansia e le preoccupazioni rispetto alla propria diagnosi. L'igiene delle mani è estremamente importante perché permette di ridurre il tasso di infezioni ospedaliere. Le mani del personale sanitario e anche a volte dei pazienti e tutto il loro ambiente circostante trasmettono delle infezioni, trasmettono i germi che poi colonizzano i pazienti e possono portare a delle infezioni. Quindi è molto importante che ogni membro del personale sanitario, dal medico all'infermiera, chiunque entri in contatto col malato, si igienizzi le mani secondo delle procedure standardizzate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, prima, dopo il contatto del paziente, in corrispondenza col contatto con l'ambiente circostante o se maneggia dei liquidi biologici.